Bene amici, benvenuti a questo nuovo unboxing. Oggi per aprire i pacchi utilizzerò il Leatherman. Questo modello si chiama Wingman. Il Leatherman è un coltello che nasce più che come coltello, nasce come multi-tool. Infatti la sua caratteristica è la pinza. Poi abbiamo tanti altri accessori. Qui di lato abbiamo il coltello, qua invece abbiamo le forbici, dietro abbiamo la clip per attaccarlo al jeans, al pantalone, al taschino, dove vogliamo, e al suo interno troviamo in questo modello il cacciavite Philips, che è questo con la stella, è quello dritto classico. Oltre a questo, dall'altro lato invece troviamo il, se riesco a toglierli, altri tre. Questo è un uncino con un taglierino all'interno, è specifico tra l'altro anche per i pacchi, è molto comodo. Poi abbiamo l'apriscatola e questo che è una sorta di righello, ma in realtà dietro è anche una piccola lima, e questa parte qua può essere utilizzata anche come cacciavite. Comunque andiamo avanti, vi faccio vedere come funziona l'apripacco. A differenza del coltello non danneggia ciò che c'è. Tac, caricatore wifi a ricarica veloce della Belkin, 10 watt di potenza, ricarica rapida, 3 anni di garanzia, compatibile con tutti questi dispositivi, ma in realtà anche con altri presumo. E niente, poi lo proveremo e vi farò sapere come va. Vediamo un altro pacco, procediamo velocemente perché oggi ne abbiamo tanti. Ah, ok, questa è una simpaticissima cassa Bluetooth della Gem, che è provenienza americana, stile molto giovane, 10 watt di potenza, 20 ore di autonomia, è possibile anche utilizzarla per fare le telefonate, e è resistente all'acqua, agli schizzi, all'acqua e alla polvere, infatti ha la garanzia IP67, che non è male. Il primo numero è relativo all'impermeabilità e il secondo numero è relativo alla polvere, alla resistenza alla polvere. Il pairing veloce, può effettuare il pairing direttamente con due dispositivi e switch automaticamente da un dispositivo all'altro. E questa ha anche un cavetto integrato al proprio interno, poi ve la faccio vedere meglio. Ma passiamo avanti, vediamo quest'altro pacco. Cosa abbiamo qui? Ah, ok, questo qui, tac, è un termostato. Un termostato che si interfaccia anche con Alexa e con Google Home. Poi lo monterò e vi saprò dire. Ok, andiamo avanti. Qui cosa abbiamo? Ah, allora, questo mouse da gaming della Trust con la base ottica, ha 4 colorazioni settabili con il programma. Il sensore ottico, l'abbiamo detto, 7 bottoni personalizzabili e 2 pulsanti per impostabili previsti, diciamo, per i giochi e per sparare, presumo. Questo è come si presenta e poi lo vedremo più da vicino. Ultimo pacco, dulcis in fundo, the last but not the least. Cosa c'è qui? Ok,
sono cuffie Bluetooth della Kigo. Allora, hanno 16 ore di autonomia, sono pieghevoli e dovrebbero essere i memory foam, i padiglioni. La tipologia di... non so perché la sto tenendo così. Allora, la tipologia qui di Bluetooth è il 4.2, quindi dovrebbe essere molto veloce e rapido nella comunicazione, coprire un ampio range di distanza, e a 16 ore di autonomia, il microfono integrato è pieghevole e sono facili da trasportare, ecco come vengono all'interno. Vediamo un po' cosa altro c'è. Eccole qui. Qui abbiamo i pulsanti. Esteticamente non è male. All'interno c'è altro, vediamo. Ah, abbiamo l'user guide, la garanzia, abbiamo il sacchetto per il trasporto, al suo interno sento qualcosa, e abbiamo il cavetto mini jack e il cavetto di ricarica micro USB. Bene amici, per questa unboxing è tutto, ci vediamo alla prossima puntata e vi ricordo che tutti i prodotti vi lascio il link in descrizione qualora volessi acquistarli, e prossimamente pubblicherò degli altri video relativi ad ogni singolo oggetto probabilmente, quindi restate connessi, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!